Buonasera amici sportivi, bentrovati al nostro appuntamento ormai classico del lunedì sera, appuntamento immancabile con il calcio abruzzese. Questa sera ed è l'ultima volta, parleremo anche di C1, dalla prossima settimana inizieremo direttamente dalla C2 perché ci saranno delle novità che vi annunceremo nel corso di questa trasmissione, quindi continuate a seguirci. Intanto presentiamo parte degli ospiti che sono già qui con noi, il nostro opinionista Tiziano Lauducci, che ritroviamo ben volentieri. Buonasera. Ho inciso intanto. Buonasera a tutti. Poi abbiamo l'attaccante del Miglianico, Alessandro Del Gallo, dalla parte opposta alla nostra postazione. Buonasera, Buonasera. Alessandro. Nelle due sedie che vedete per il momento libere arriveranno a secondi il team manager della Val di Sangro, Pier Francesco Visci, e il direttore sportivo del San Salvo, Gino Guerra. Quindi li attendiamo tra poco per parlare delle rispettive formazioni che rappresentano, ma Gino Guerra è arrivato, quindi lo facciamo senz'altro accomodare tra pochi secondi. Presento subito la scaletta della puntata odierna. Inizieremo con Lanciano Gallipoli, pareggio casalingo per l'11 di mister Moriero, la sconfitta piuttosto pesante del Pescara in casa con l'Ancona e poi per gli amici marchigiani la gara Martina-San Benedettese. Per quanto riguarda invece il girone C di Serie C2 avremo i servizi filmati di tutte e tre le nostre rappresentanti. Inizieremo da Andria Val di Sangro, poi Celano San Giuseppese e infine Igea Virtus Pescina Valle del Giovenco. Per quanto riguarda invece il campionato regionale di eccellenza, avremo i riflessi filmati di Atessa Pro Castel di Sangro e dell'exploit esterno della Spal che ha sbancato l'Angelini di Chieti, rimanendo attualmente l'unica formazione imbattuta dell'intero campionato di eccellenza. Per il campionato invece di promozione, i servizi sono due: Porto Casalincontrada e San Salvo Moscufo, che commenteremo e analizzeremo senz'altro insieme al nostro ospite Gino Guerra. Adesso una breve disamina con il nostro Tiziano Lauducci sulla gara del Lanciano con il Gallipoli. Non è stata una bella partita, così almeno dicono le cronache per il Lanciano. Gallipoli forse meritava qualcosa in più, però. Non è d'accordo il nostro Marcello, ma io mi attengo a quanto riferiscono le cronache. Lui forse ha seguito direttamente, però è un occhio un po' di parte e quindi non può giudicare molto bene. E tu, da quello che hai sentito? Ma hai sentito, è stata una partita un po' strana, chiaramente non è stata delle migliori. Il Lanciano non si è espresso come di usuale, al limite è stato anche in qualche circostanza un po' sfortunato. Comunque, chiaramente è stata una partita che sicuramente non porterà degli stralci, perché il Lanciano, comunque sì, al di là delle molteplici vicissitudini, la squadra bene o male si sta ben comportando. Un pareggio che, oddio, fa classifica, però ecco, ci si aspettava o quantomeno meritava qualcosina in più. Però ecco, il calcio è fatto così, per questa domenica comunque l'accettiamo, il Lanciano ha tempo e modo per riprendersi, perché la sua classifica sicuramente è lusinghiera, dai. Certamente. Vediamo intanto la classifica con la coppia formata da Salernitana e Ancona in testa alla graduatoria. Ancona che ieri ha castigato tra l'altro una delle due abruzzesi, il Pescara, e Lanciano che continua nella sua striscia positiva, ancora imbattuta, la formazione di Moriero, e rimane attualmente in zona playoff, obiettivo ampiamente al di sopra delle aspettative più rosee di inizio stagione, conoscendo un po' tutte le vicissitudini, soprattutto di carattere societario, che hanno caratterizzato da un anno e poco più a questa parte la formazione rossonera. Sì, è la solita carrella, che però chiaramente aspettiamo che tutto si possa sistemare nel miglior modo possibile, perché è normale che poi la squadra, chi va in campo, ne risente anche più del dovuto, ecco. Adesso vediamo il servizio proprio del Guido Biondi su Lanciano Gallipoli. Prosegue la marcia positiva del Lanciano in campionato. Quarto pari di fila, quarta gara consecutiva terminata in inferiorità numerica per via di un altro rosso, questa volta mostrato a Capitan Bolic.
Moriero ripropone il collaudato modulo 4-2-3-1 affidando la regia del pacchetto arretrato alla coppia Viviani-Bolic con Mariscoli e Vitale pronti a spingere sulle rispettive corsie di gioco. Cruciani, ottima la sua prova, prende il posto dello squalificato vice Domini e funge da argine della retroguardia insieme a Tricarico. Pintori, Lauria e Wilker appoggiano l'unica punta, Bonvissuto. Il Gallipoli, imbottito di ex frentani quali Di Gennaro, Cini, Molinari e Correa, viene a Lanciano per dimostrare il proprio valore. Bonetto ci tiene a fare bella figura e si affida ad un modulo, come sempre offensivo. Ne uscirà una gara bella, più equilibrata nella prima frazione di gioco, decisamente dai toni più accesi nella ripresa. L'avvio è di marca frentana. Al quarto Lauria, ignorando i compagni liberi, conclude di potenza, ma il suo tiro viene arginato da un difensore salentino. All'undicesimo è Cruciani a tentare il colpo a sorpresa, ma il tentativo del giovane e promettente centrocampista frentano termina a lato. Gli ex di turno giocano bene, proprio dai piedi di uno di questi, Correa, si innesca il primo pericolo giallorosso. Palla del fantasista sudamericano per Morello, quest'ultimo invita Di Gennaro a concludere, ma Bolic e Viviani stoppano l'insidia. Al ventunesimo è ancora un ex a procurare un brivido a Farelli. Molinari, eludendo la trappola del fuorigioco rossonero, si ritrova smarcato in area e spara un destro tanto forte quando ancolato che fa la barba al palo. Il Gallipoli dimostra più spigliatezza in fase di manovra e al 36esimo giunge puntuale il vantaggio. Corner di Correa per la testa di Lo Monaco che sfugge ad un Mariscoli preso di sorpresa e la palla termina senza problemi in fondo al sacco. Il Lanciano cerca di reagire immediatamente e lo fa in modo corale. Minuto 43, Pintori allarga per Vitale che rimette al centro la palla. Arriva Mariscoli ma il terzino lancianese si lascia ipnotizzare da Rossi. Sul capovolgimento di fronte è Di Gennaro, come sempre molto attivo, ad entrare in area ma al momento della conclusione un miracoloso intervento di Bolic salva tutto. Nella ripresa il Lanciano vuole raggiungere il pari e la volontà di questo intento è dimostrata dal palo di Viviani sotto porta, ma l'arbitro aveva fischiato per fuori gioco. Compiere l'impresa sarà stata senz'altro la richiesta di Moriero ai suoi uomini, ma proprio in una fase così delicata s'abbatte nuovamente la maledizione del rosso sul Lanciano. Bolic dice qualcosa all'arbitro e quest'ultimo, Stefanini di Livorno, senza esitare un istante, gli mostra il cartellino rosso e lo invita ad accomodarsi negli spogliatoi. Bolic reagisce malissimo alla decisione arbitrale e getta anche la fascia da capitano verso il direttore di gara, Labronico. In un momento così delicato, però, esce fuori l'anima combattiva del Lanciano e infatti al 15esimo Pintori, direttamente su punizione, riequilibra il match, sorprendendo i giallorossi di Bonetto. Al 37esimo Ginestra prova di potenza a sorprendere Farelli che respinge corto, ma Correa non ne approfitta. Due minuti dopo è ancora l'ex perugino a tentare il colpo decisivo, ma l'insidia gallipolina termina di poco a lato. Nella fase di recupero è ancora il Gallipoli a cercare di approfittare della superiorità numerica, ma il Lanciano amministra e fa suo un punto d'oro. Sulla strada ai rossoneri, ora c'è l'Arezzo. La speranza, ovviamente, è quella di proseguire la scia positiva, ma soprattutto di portare a termine una gara con tutti gli 11 a disposizione. Presidente Di Stanislao, un'altra prestazione, prosegue la marcia del Lanciano imbattuto in questo campionato, un buon punto anche contro il Gallipoli, considerando anche il fatto che la quarta partita di seguito che il Lanciano la conclude in inferiorità numerica per via di un'espulsione. Purtroppo sì, abbiamo concluso questa partita in 10 ed è la quarta volta che succede. Certo in 10 è sempre un po' faticoso, anche perché avevamo già delle assenze importanti, defezioni a inizio gara, per cui ovviamente anche fare a meno di Bolic per tutta quasi tutta la partita, insomma, è stata insomma una cosa abbastanza dura per noi, però abbiamo fatto una bella gara, abbiamo fatto un bel gol. Lanciano ha dimostrato anche oggi di essere una squadra quadrata, una squadra che potrà dare fastidio a molti, quindi. A proposito di Bolic, l'abbiamo vista estremamente preoccupata, lei presidente a bordo campo, e cosa è successo? Beh, Bolic è un elemento fondamentale per noi, quindi voglio dire, Bolic e Viviani sono due centrali che insomma secondo me in questa categoria non ce ne sono, e viene a mancare lui, chiaramente mi sono un pochino preoccupato, per cui
È stata insomma un'espulsione, poi voglio dire un'espulsione, un rosso diretto così, non so che cosa gli ha potuto dire il calciatore all'arbitro, ma lui ora mi diceva che gli ha detto solamente ci fischia tutto contro, quindi insomma si era lamentato un po' il capitano, e è giusto che il capitano dialoghi col direttore di gara. Se poi questi direttori di gara hanno i cartellini e non dialogano neanche con i calciatori in campo, questo mi sembra insomma una cosa molto grave. Se poi Bolli ci avesse offeso l'arbitro, ha fatto bene a cacciarlo. Presidente, dopo la sua disamina della partita, anche un aggiornamento per quello che riguarda la vicenda societaria. Di lunedì l'annuncio, il comunicato stampa di questa messa in vendita del Lanciano, un suo aggiornamento, la voce del primo tifoso del Lanciano che ci dice come stanno le cose. È rimasto come il comunicato stampa, perché le cose sono rimaste lì così, non c'è stata nessuna novità su questo, riguardo a questa cosa, e noi comunque andiamo avanti tranquillamente per la nostra strada, poi dopodiché insomma assolutamente non è nostra intenzione abbandonare, o anzi ci teniamo molto sempre a continuare per questa strada e far bene. Mister Moriero, un altro punto, prosegue l'andamento regolare di questo Lanciano, ma quanta fatica, non si riesce a finire una partita in 10, anche se oggi, fortunatamente, una mia sensazione, dal momento dell'espulsione di Bolic c'è stata una trasformazione agonistica maggiore per i giocatori del Lanciano. Sì, ma questi, l'ho sempre detto, questi ragazzi soffrono in campo e fuori, questa è una squadra formata da ragazzini rispetto agli altri. Non so quanta differenza di anni che c'erano oggi in campo. Questi ragazzi veramente vanno lodati e li ringrazio. Lavoriamo durante la settimana duramente e prendiamo i frutti la domenica. Quello che dispiace moltissimo è che purtroppo il pubblico è sempre meno. Io penso che questi ragazzi veramente vanno incitati fino all'ultimo, perché danno veramente l'anima e il cuore per questa maglia. Forse appunto l'aspetto che ha colpito di più è che lei parla di molta giovinezza da parte dei giocatori del Lanciano, colpisce il fatto che Bolic abbia reagito così, capiamo anche la circostanza, ma forse la maggiore esperienza del capitano doveva in qualche modo essere maggiormente accettata. Sì, con il ragazzo non sono riuscito a parlare ancora, sicuramente ha avuto una reazione eccessiva. Adesso aspettiamo, vediamo un attimino quello che è successo. Strano, perché lui è molto equilibrato, ci ha messo un po' in difficoltà, però i ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo unito, per cui prendiamo questo pareggio tranquillamente, meritato, contro una grande squadra, una squadra che è stata formata per vincere il campionato. Il Lanciano, ti ripeto, è una squadra giovane, vuole fare bella figura durante la domenica. Oggi ottima prova anche di Cruciani tra i singoli. Sì, ma questi ragazzi, ti ripeto, cioè, sono orgoglioso di questi ragazzi, perché veramente fanno tantissimi sacrifici. Cruciani ha aspettato il suo momento, si è allenato bene durante la settimana, gli ho dato la chance, perché le diamo a tutti, ecco, le chance. Se l'è giocata alla grande, se gioca così è difficile toglierlo. Eccoci rientrati in studio, abbiamo visto il servizio sul Lanciano, in verità aveva ragione Marcello, perché il Lanciano in inferiorità numerica ha giocato piuttosto bene considerando il valore dell'avversario, quindi pareggio più che meritato per la formazione rossonera. Andiamo a salutare l'ultimo ospite che aspettavamo, il team manager della Val di Sangro, Pier Francesco Visci. Buonasera, scusatemi per il ritardo. Non ti preoccupare. E capita proprio a fagiolo, visto che tra qualche istante, manderemo in onda il servizio sul Pescara-Ancona. Voi direte perché capita a fagiolo, perché fino all'anno scorso, correggimi se sbaglio, lui è stato uno dei volti storici in società del Pescara, eri l'addetto stampa, per quanti anni lo hai fatto? Per cinque anni, quindi conosci vita, morte e miracoli delle precedenti gestioni, più che di questa di questo fantomatico presidente Pincione. Sconfitta pesante per la formazione biancazzurra. Fantasmagorico. Fantomatico. Sconfitta pesante della formazione biancazzurra. Secondo te, Pier Francesco, quest'anno sarà di transizione ad andar bene, oppure ci sono ancora speranze di riaggancio alla testa? Tanto insomma, non mi sembra neanche da parte mia insomma particolarmente corretto parlare di una realtà che, nonostante abbia ancora nel cuore, ormai non faccio più parte. Beh, l'augurio, la speranza è che la squadra si riprenda e faccia un campionato di vertice. Insomma, mi pare che, correggetemi se sbaglio, voi siete sicuramente molto più pratici di me, scafati di me, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la squadra sia di livello. Quindi speriamo che insomma torni a essere la rappresentante sportiva abruzzese al più presto possibile. E allora andiamo a vedere questo servizio, le riprese sono del nostro Gian Arcangelo. L'occasione sfuma.
e il servizio di Nello Di Marcantonio. Prego. Pescare in questo periodo, nemmeno un gol dopo pochi secondi, è sufficiente alla squadra di Lerda per portare a casa il bottino pieno. L'Ancona, dopo aver assorbito il colpo, cresce di minuto in minuto e mette le corde ai padroni di casa, evidenziando i limiti dell'11 biancazzurro. Forse è troppo pesante il punteggio finale di 3-1. Di sicuro, sotto porto occorre maggiore concretezza per centrare l'obiettivo salvezza, in attesa che cresca anche la condizione fisica. La cronaca. Dopo 59 secondi, Pescara subito in vantaggio. Cross dalla destra di Alfa Geme. Sansovini è libero di colpire di testa e guarna i battuti. 1-0 per il Pescara. 19esimo, Alfa Gemesi in cuneo nero, rimette al centro dove Sansovini cicca la sfera mancando il bis. Sul proseguimento dell'azione Caracciolo cade a terra, ma l'arbitro lascia correre. Alla mezz'ora, punizione dell'Ancona, rizzato con una gran botta costringe Divere ad alzare sopra la traversa. I dorici tentano di alzare il baricentro e il Pescara sfrutta il contropiede. Al 42esimo Sansovini liscia nuovamente il pallone all'altezza del dischetto e l'occasione sfuma. Prima del riposo, Staffolani, la posizione decentrata, tenta di superare Indiveri. L'estremo biancazzurro blocca a terra, ma è il preludio del gol che giunge in pieno recupero. L'ex di turno Caremi punisce la disattenzione della difesa di casa. Staffolani dalla destra può offrire a Caremi il più comodo degli appoggi, 1-1 e tutti negli spogliatoi, con la capolista abile nello sfruttare ciclicamente il calo dei padroni di casa. Nella ripresa al quinto, Sansovini lavora un buon pallone, ma il suo cross non viene raccolto da nessun compagno. All'ottavo l'arbitro Marocco di Pisa espelle Lerda per proteste dopo due interventi che a giudizio del tecnico biancozzurro non erano stati sanzionati a dovere. 14esimo l'Ancona passa nuovamente, Miglietta si inserisce in un varco chiuso da Indiveri in uscita, Staffolani raccoglie la respinta ed offre a De Sousa su un piatto d'oro il 2-1. Al 31esimo corner per l'Ancona, il pallone si impenna e dal limite dell'area Miglietta pesca il jolly infilando Indiveri nell'angolino basso ed è il 3-1 per gli ospiti. Al 40esimo Luca Di Matteo tenta di riaprire il match, ma la sua girata in area viene controllata da Guarna. 43esimo Rizzato ha ancora energie per imboccare un'autostrada sulla sinistra, ma il suo tiro finisce al lato. È l'ultima nota di una gara nella quale i biancazzurri ci hanno messo un grande impegno, insufficiente però a battere l'11 di Monaco. La curva al termine chiama i giocatori. Adesso, ancora una volta, tutti gli occhi si rivolgono alle vicende societarie, in attesa del posticipo di lunedì a Taranto. Il gol al primo minuto aveva entusiasmato, è anche vero che poi successivamente un altro paio di gol non li abbiamo fatti davanti al portiere, per mille motivi, ma non li abbiamo fatti. Poi c'era un rigore su Caracciolo che non ci è stato concesso, così come sul secondo tempo è successo qualcosa di strano in area. E poi il resto, ecco, secondo me è stato tutto un po' falsato all'arbitraggio, che è stato un attimino di parte. Voltando pagina adesso, dopo la partita, si torna a parlare per questa settimana ancora dei problemi societari e la settimana decisiva? Ma io spero di sì, ma non credo che sarà così. Ci vorrà ancora qualche giorno, però spero che finisca, spero che Pincione se ne vada, là prenda tutto lui, faccia quello che vuole, però in questo modo non posso più vivere, perché comunque fa solo proclami, dice un sacco di bugie, non è più sostenibile questo comportamento, quindi io mi adopererò finché vada via e poi andrò via anche io insieme a lui, ovviamente, anche se non è mai stato un mio socio, non l'ho mai ritenuto tale. Francesco Monaco, dopo il gol, dopo appena 60 secondi, l'Ancona ha impiegato mezz'ora per riorganizzarsi e poi i suoi uomini sono riusciti a venire fuori. Sì, direi che noi siamo partiti male, ma soprattutto per merito del Pescara che ci ha aggredito, hanno trovato subito gol, abbiamo rischiato in qualche altra opportunità, noi eravamo molli, siamo partiti non come di solito, però dico che nel primo periodo abbiamo sofferto, dopo piano piano siamo riusciti a venire fuori, abbiamo fatto delle ottime ripartenze, è stato importante averlo a del primo tempo, quello ci ha dato una grande carica. Se poi il secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo riusciti così a portare a casa un risultato importante, guardando anche l'occasione direi abbastanza meritato. La compattezza è sembrata l'arma in più di questo suo Ancona?
Sì, noi stiamo bene, è un gruppo che lavora con molta serietà, fino adesso stiamo facendo delle ottime cose, però siamo appena alla sesta giornata, però è importante aver fatto un risultato così fuori casa in una squadra che nelle ultime prestazioni aveva fatto tanti gol. È stato importante anche per la nostra difesa aver reagito contro l'attacco del Pescara, che è un attacco importante. Franco Lorda, sembrava un'altra giornata positiva per il Pescara, poi è uscita fuori la compattezza dell'Ancona. Ma non so se è uscita fuori la compattezza d'Ancona. Siamo partiti bene, con lo spirito giusto, l'abbiamo creato, siamo passati meritatamente in vantaggio dei pochi minuti, poi abbiamo avuto un paio di occasioni per fare il secondo gol, non l'abbiamo fatto, c'è stato negato secondo me un calcio di rigore su Caracciolo, poi abbiamo subito il gol praticamente a tempo scaduto, 47esimo del primo tempo credo. E quello così ci ha, a livello psicologico ci ha condizionati un po'. Poi ci è venuto anche mancare a Fageme, che davanti ci dà profondità, ci dà velocità, e questo ha pesato insomma. Al di là delle proporzioni della sconfitta, sicuramente un Pescara non da bocciare in toto, magari è mancato solo un pizzico di concretezza. Ma no, non è da bocciare, perché praticamente loro sono stati molto cinici, noi un po' di meno, però secondo me per un anno abbiamo tenuto bene il campo. Per quanto riguarda l'episodio dell'espulsione, ha da dire qualcosa Franco Lerda all'arbitro? No, mi è dispiaciuto perché mi aveva richiamato una prima volta dicendomi che aveva sbagliato un intervento, si era scusato, io ho detto che comunque non c'era stato nessun problema, anzi ho apprezzato molto quel suo gesto. Poi ci sono stati subito dopo due interventi non sanzionati adeguatamente secondo me, perché erano vicino alla mia panchina. Prima un fallo di Anderson, che è vero che ha preso la palla, ma prima ha preso credo Micco, e subito dopo Masiero ha fatto un intervento da cartellino rosso su Vitale, la palla non è neanche sfiorata, è entrato forbice da dietro, quindi eravamo su 1-1 e probabilmente sanzionando adeguatamente la cosa era diversa, però è finita lì insomma. Io gli ho solo detto che era da cartellino rosso e lui mi ha cacciato insomma. È sembrato mancare un pizzico di condizione nella parte finale ai suoi giocatori. Sì, la condizione atletica nostra sappiamo che purtroppo non può essere ottimale. Sono d'accordo, gli ultimi 25-30 minuti abbiamo sofferto un po' questo, ecco. Bene, dalla prossima settimana, come detto, abbandoneremo definitivamente, almeno con il gol, il campionato di C1, che sarà invece appannaggio di un nostro neoacquisto, Enrico Giancristofaro, che avevamo già detto da tante settimane sarebbe arrivato qui da noi, la domenica sera, Passione Calcio, dalle 20.30 alle 22.20 in questa trasmissione, oltre che di C1 si parlerà anche di C2, quindi avremo la possibilità di rivedere sin dalla domenica stessa le gare della Val di Sangro, cercheremo anche di mandare in onda quelle fuori casa, ma ovviamente i tempi non vi assicuriamo che riusciremo nella domenica. Comunque per la C2 avremo lo spazio, che rimarrà invariato anche in questa trasmissione. Ringraziamo anche adesso Giancristofaro, che aveva realizzato il servizio su Lanciano Gallipoli. Adesso l'ultimo servizio per quanto riguarda la C1, non ho dato però, e chiedo scusa, i nostri numeri telefonici 0872 44 700 per intervenire in diretta, invece l'SMS lo vedete in sovraimpressione 335 5907 945. Dalla prossima settimana probabilmente rimetteremo anche un altro numero per votare i sondaggi, un'usanza che abbiamo un po' tralasciato nell'ultimo periodo, ma che intendiamo ripristinare. Adesso il servizio per i nostri amici marchigiani, la San Benedettese che pareggia in trasferta a Martina Franca. Vediamo il servizio. Il Martina ottiene il quarto pareggio in campionato con la San Benedettese, rimontando allo svantaggio iniziale e allontanando solo in parte la crisi di prestazione e risultato. I biancoazzurri si presentano in formazione largamente rimaneggiata, infatti non recuperano gli infortunati dell'ultima ora Iennaco e Manca,
ai quali si aggiungono i soliti assenti noti. Per questo ci sono diverse novità nell'undici iniziale, con Scopelliti avanzato a centrocampo insieme a Bedini e Favasuli, con Mancino a dar supporto alla coppia d'attacco Costantini-Nilsen. La prima azione degna di nota giunge dopo 10 minuti di gioco, con la San Benedettese ad affacciarsi per prima nell'area pugliese, grazie ad un preciso cross di Sillo, sul quale è pronto a colpire di testa l'attaccante Alteri, che però trova sulla strada Mancini. Qualche istante dopo, sugli sviluppi di un'azione marchigiana in uno scontro di gioco, terminano a terra Scopelliti e Alteri. Per loro si rendono necessarie le cure dei sanitari. Poi i due rientreranno in campo con una vizzosa fasciatura. Al ventesimo mister Pellegrino è costretto ad operare la prima sostituzione, rilevando Musca, auto in seguito ad un infortunio, e inserendo l'argentino Arias. Cinque minuti dopo, tra gli avversari, è costretto a chiedere il cambio anche l'attaccante Alteri, al suo posto Olivieri. Una manciata di secondi più tardi, Mancini deve opporsi con i pugni al pericoloso tentativo di Morini. Il Martina prova a venire in avanti al ventinovesimo con un traversone di Bruno a servizio di Scopelliti, che appoggia di testa per Nilsen, la cui conclusione viene ribattuta, ma sul proseguire dell'azione Costantini colpisce male di testa mandando fuori. I biancazzurri appaiono in crescita e al 34esimo Costantini, dopo una lunga discesa sull'auto di sinistra, tenta un tiro con la palla che taglia tutta l'area di rigore finendo a lato. E proprio nel momento migliore dei padroni di casa, la San Benedettese passa in vantaggio con Soddimo, che trova il 7 vincente con una bordata dei 25 metri. Gli ospiti potrebbero addirittura raddoppiare nel primo minuto di recupero se non fosse la traversa a negare la gioia della rete a Morino su un tiro dalla distanza. La ripresa si apre con una San Benedettese pimpante, forte del vantaggio, che al quarto minuto tenta lo specchio della porta con un tiro di Giorgino. Il Martina prova a replicare con una bella triangolazione che però non sortisce esito. All'ottavo Pellegrino opera la seconda sostituzione richiamando Bedin ed inserendo Cassiglia. Ma sono sempre gli ospiti a condurre la partita. Al sedicesimo Soddimo è libero di entrare in area pericolosamente e di servire Morini, ma la sua mira è imprecisa. Un minuto dopo, dall'altra parte, Mancino serve a centro area Costantini, ma il suo colpo di testa termina alto. Il tecnico biancazzurro prova anche la carta rigori, che prende il posto proprio di Costantini. I biancazzurri le tentano tutte e vengono premiati al 36esimo, quando Arias ruba palla, serve Nilsen, che taglia in due l'intera difesa avversaria per la corrente Mancino, che deposita in rete per il gol che vale il pareggio. I pugliesi si gettano in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 42esimo una girata di Favasuli finisce tra le braccia di Visi, poi a tempo scaduto Mancino si rende pericoloso con un tiro cross. L'ultimo tentativo è dello specialista Bruno, che si incarica di una punizione guadagnata da buona distanza col pallone che si infrange sulla barriera. Ma non c'è più tempo per proseguire, col direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi tra la contestazione dei tifosi martinesi e la squadra che può solo recitare il mea culpa per essersi svegliata troppo tardi. Era il servizio su Martina San Benedettese e adesso volevo anche parlare con gli altri ospiti. Subito anticipiamo la parte relativa alla Serie C2 con il nostro Pierfrancesco Visci, una Val di Sangro che pian pianino, pur non vincendo, però muove la classifica e rimane ancorata alle zone nobili della graduatoria, fatto che magari ad inizio stagione non sembrava possibile. Sicuramente è una bella sensazione. Noi viviamo un po' tutti alla giornata, quindi è chiaro che ci fa piacere. L'obiettivo lo conoscono tutti, è quello di mantenere la categoria, quindi io credo che la squadra finora sia in linea con quelli che sono i progetti della proprietà e della classe dirigente. Credo che noi dovremmo raggiungere più presto questa quota 40, e dopodiché se arriverà prima del tempo potremmo iniziare a pensare a qualcosina in più, ma per ora concentriamoci su quelli che sono i nostri obiettivi, anche perché il campionato è difficile. Quello che mi fa piacere è vedere che comunque la squadra si batte con tutti allo stesso identico modo, ha giocato secondo me molto bene col Benevento e col Marcianise, che sono due formazioni che sicuramente sono state attrezzate, anche lo stesso Andria, per fare qualcosina di importante in questo campionato, e credo che la squadra non abbia demeritato. Non essendo un tecnico, evito di addentrarmi in questioni appunto tecniche e cerco il conforto dei numeri. Allora, questa è una squadra che ogni volta che ha fatto gol è riuscita a vincere la partita. Quando non ha segnato ha portato a casa dei buoni pareggi comunque, o ha perso come è stato il caso di Benevento. Quindi io credo che se questa squadra riuscirà a trovare
non dico una certa continuità, ma quantomeno più facilità nel portare a casa il risultato, sicuramente ci sarà da divertirsi. Torneremo più tardi a parlare anche del girone B, di cui tra l'altro abbiamo visto i risultati e la classifica poc'anzi. Ci fermiamo per sentire i nostri sponsor e poi parleremo anche con Gino Guerra e con Alessandro Del Gallo. Prima di tornare a parlare del campionato di Serie C2, quindi due battute anche su Teramo e Giulianova. Giulianova tra l'altro sfortunatissimo, in pieno recupero aveva trovato il gol del vantaggio, vantaggio che è durato pochi secondi, al primo capovolgimento di fronte è arrivato il pareggio della squadra avversaria, quindi vittoria sfumata in extremis. Ma volevo soffermarmi anche con gli altri due ospiti della serata, con Gino Guerra e Alessandro Del Gallo, che festeggiano con le rispettive squadre altrettante vittorie. Il Miglianico in eccellenza che sbanca il terreno dell'Angizia Luco e il San Salvo che regola in casa il Moscufo. Volevamo parlare brevemente di queste due gare e poi magari torneremo a parlare più nel dettaglio. Gino. Sì, è stata una vittoria casalinga sofferta. Il risultato chiaramente era in bilico fino al 90esimo, poi abbiamo avuto a nostro vantaggio un rigore un po' generoso, quindi è giusto anche dire questo. La squadra si era espressa in maniera discreta fino al momento del gol, nel momento in cui siamo riusciti a segnare, quindi come al solito lasciamo un po' la presa e le squadre poi ci mettono un attimino in difficoltà. Questo comunque non toglie la buona prestazione, buon periodo, quindi le prime quattro partite di campionato sono messe da parte, un mese è andato in maniera positiva e abbiamo 10 punti che in questo momento sono un buon bottino, che ci fa ben sperare per il proseguo, chiaramente. Gino, manca, chiedo scusa velocissimamente, manca sì. Ancora il pubblico delle grandi occasioni a San Salvo, come mai? Manca ancora il pubblico, sarà che ancora non hanno, come ti posso dire, immagazzinato il fatto che giochiamo di sabato, che è stata una scelta societaria, giocare il sabato per dare un pochino... Ottima scelta. Speriamo che il pubblico e voglio dire anche la fortuna, i risultati ci diano atto. Io credo che il calcio dilettantistico in questo periodo debba giocare di sabato, perché ormai le vicissitudini televisive a grandi livelli o medi livelli tolgono qualcosa a quello che poi diventa un attimino anche il campanilismo delle squadre, delle partite nostre di promozione o eccellenza, quello che è. Se noi pensiamo che anche l'eccellenza ha una gara in TV, fa capire qual è ormai la dimensione del calcio, quindi tornare forse a giocare al sabato per le nostre categorie può essere interessante. Sì. Può essere interessante. Resta il fatto comunque che il pubblico in questo momento è un po' latitante, saranno queste vicissitudini che si creano ogni tanto a San Salvo, ma speriamo che di trascinare noi come squadra i sansalvesi allo stadio. Bene, torneremo poi a parlare del San Salvo anche per quanto riguarda un argomento che è venuto fuori la scorsa puntata con una telefonata. Mi sembra il signor Pier Mattei, se non ricordo male, che aveva parlato di problemi di convivenza per quanto riguarda gli allenamenti dei vari settori giovanili, non solo del San Salvo ma anche del Real e della Davide Bucci, quindi poi sentiremo il parere di Gino Guerra. Ma andiamo a parlare anche con Alessandro Del Gallo di questa vittoria importante del Miglianico che rilancia un po' le ambizioni della tua squadra. Sì, è stata una partita molto molto particolare, in quanto dopo due minuti stavamo vincendo 1-0, dopo il primo tempo vincevamo 3-0 e sembrava una partita finita, invece nel calcio non è mai finita, siamo rientrati magari un po' molli e il secondo tempo abbiamo subito il ritorno del Luco che ha trovato il gol dopo un quarto d'ora, poi la paura subentra perché loro col tifo che ci hanno a Luco che si sente, hanno trovato il 3-2, siamo stati fortunati a chiudere la partita così. Si parla di un Miglianico indebolito rispetto alla scorsa stagione, e tu che ne pensi, è vero? Guarda, è completamente rinnovata la squadra, quindi non ti so dire se è migliore o peggiore, comunque l'anno scorso hanno fatto molto molto bene. E Santo, scusa Antonio, nelle ultime due settimane avete piazzato un 1-2 molto molto importante per la classifica, ma soprattutto per il morale. La vittoria di ieri chiaramente è stata una sorta di scacciacrisi, vero? Guarda, sì, i risultati non venivano, ho fatto 3 sconfitte di fila, però a livello di gioco io sinceramente non mi sento di rimproverarci nulla. Il problema era molto legato al fatto che era una squadra completamente nuova, magari ci conoscevamo poco, tanti errori che abbiamo fatto li abbiamo pagati a caro prezzo. Poi ci siamo compattati, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo visto che comunque la nostra squadra se la può giocare con tutte. E sono arrivate 2 vittorie di fila più una vittoria in Coppa Italia
che va anche sottolineata, quindi sono tre vittorie di fila che ci fanno ben sperare. Bene, andiamo di fretta, abbiamo detto del Giulianova che ha pareggiato, si è fatto acciuffare proprio nei minuti di recupero, e il Teramo, l'altra squadra del girone B di Serie C2 che pareggia sul terreno del Prato, due pareggi per le due teramane che si trovano comunque impelagate nelle zone medio-basse della graduatoria. Andiamo al girone C con il servizio di Andrea Valdisangro, il pareggio della squadra sangrina. Ci sono diversi episodi di cui ci parlava Pierfrancesco a microfoni spenti, vediamo un po' se in questo servizio sono menzionati, così li possiamo anche analizzare. Allenatore che cambia, risultati che non arrivano. La crisi dell'Andria resta immutata, scolpita dalla crudezza della matematica. Zero vittorie, peggior difesa del girone, attacco anemico. Qualcosa di meglio, certo, oggi si è comunque vista con il carattere che ha sopperito alle lacune tecniche, la più evidente delle quali è relativa alla carenza di un ariete offensivo. Domani intanto si potrebbe conoscere il nome del nuovo allenatore. Un traghettatore si sente con il mandato a termine? Sì, sono traghettatore, la società dovrà prendere dei provvedimenti, lo vuole fare in maniera serena, nel senso che deve valutare bene quello da fare. In questo periodo mi ha chiesto di traghettare la squadra. Poco da vedere nella partita contro la Valdisangro, più aggressiva nei primi minuti con questa mischia in area locale. E dopo, con questo clamoroso palo di Galuppi che salva Romano, dopo il pericolo scampato su Marinelli, l'Andria finalmente si sveglia grazie ai guizzi di Catania in evidenza al 31esimo e al 38esimo. Imperdonabile la gaffe di Siclari sotto porta, e poi è sempre Catania a creare le maggiori insidie agli uomini di Pierini, ex tecnico del Manfredonia. La maggior spinta dei locali è evidente, se all'11esimo va in rete ma l'arbitro annulla, al 14esimo il solito Catania, che in pratica fa reparto da solo, spreca goffamente una irripetibile opportunità. Di fronte ad un avversario per nulla trascendentale, gli andriesi comunque non riescono ad infierire. Le assenze di Pasca e Vadacca risultano determinanti, come la sfortuna che al 16esimo nega Leone la gioia del gol. La generosità non basta, così come non portano frutto le sostituzioni effettuate da Cei, e quando Rizzi si vede respingere questa deliziosa punizione, allora si capisce che nemmeno oggi potrà arrivare la vittoria. Sì, abbiamo avuto una partenza un pochino timorosa, ecco, un pochino col freno a mano tirato, ma era da capirli, ragazzi, abbiamo visto una settimana un po' di tensione, cambio dell'allenatore, hanno risentito di questo. Poi dopo, secondo me, siamo un pochino sciolti, abbiamo fatto abbastanza bene, ecco. Abbiamo avuto qualche occasione da gol, uno l'avevamo fatto, abbiamo preso un palo. Quindi direi che in quel periodo, tutto sommato, abbiamo fatto anche abbastanza bene. Alla fine un pochino di stanchezza riaffiorata, abbiamo fatto un pochino di confusione. Tutto sommato penso che per quanto riguarda l'impegno i ragazzi siano da elogiare, perché ce l'hanno messa tutta, sono usciti con la lingua di fuori. Per quanto riguarda la parte invece tecnico-tattica possiamo solo migliorare, ecco. Servizio della redazione pugliese, dei colleghi pugliesi, secondo te rende merito questo servizio alla gara della Valdisangro o manca qualcosa? Sostanzialmente il servizio è stato ben assemblato, quindi credo che, ripeto, tanto parlare col senno di poi è facile, il pareggio è arrivato, lo prendiamo, è giusto. Speriamo che magari qualche altra volta arrivi qualche altro risultato. Quel rigore. Il rigore grida vendetta, sì, perché sì. Se fa. Poi magari bisogna pure vedere se vengono realizzati i rigori, ma tante volte uno lo dà e lo realizza, la partita cambia volta. Ah, insomma, certo. Quindi è chiaro che non ce l'ha dato, pazienza. L'anno scorso alla Valdisangro c'era un signore che si chiamava Innocenti e che era un po' lo spauracchio delle difese avversarie, su di lui insomma gravitavano un po' i marcatori più forti delle retroguardie avversarie. Quest'anno la Valdisangro gioca più sul collettivo, non c'è una figura di spicco come l'anno scorso. Avete intenzione magari di inserirla questa figura o c'è già nell'interno della squadra? Ma va bene così, insomma. Devo dire che l'obiettivo della proprietà appunto era quello di creare un bel gruppo, e soprattutto probabilmente con un occhio all'aspetto tecnico e un altro a bilancio, quindi si è cercato di conciliare questi due aspetti anche con l'arrivo del direttore Eusebio Di Francesco. Quindi io credo che fino ad ora il lavoro che è stato improntato è stato fatto, a mio modo di vedere, bene. L'allenatore è un allenatore sicuramente da gruppo e non da singolo.
questo senza nulla togliere a chi l'ha preceduto, perché non lo conosco, quindi non so che tipo di lavoro avesse fatto. Sicuramente quest'anno il collettivo è e deve essere la forza di questa squadra. Andiamo a seguire il Celano, poi due battute ancora con Pierfrancesco sulle avversarie abruzzesi del girone. Il Celano che vince in casa con la San Giuseppe. Se vediamo i riflessi filmati. Un Celano brillante e attento a non commettere gli errori di Cassino liquida col più classico dei risultati la San Giuseppese, presentatasi al Comunale dall'alto del suo terzo posto in classifica. In 10 dal 36esimo minuto i campani subiscono le iniziative degli uomini di Modica, i quali avrebbero potuto arrotondare abbondantemente la doppietta realizzata da Dionisi. Fuori Mignogna per infortunio gioca Barraco. La direzione è affidata al signor Bagalini di Fermo, nastro rosso al braccio dei giocatori per la Birmania libera. Pronti via e Barraco su cross di Zanon reclama il rigore, ma l'arbitro lascia correre. Il pallino del gioco è in mano al Celano, ma al 12esimo Varriale, servito da Fofanà, per poco non sorprende la difesa biancorossa con un colpo di testa ravvicinato. 20esimo, ottimo spunto di Bastianini che supera l'uomo e tira da posizione decentrata. Sulla traiettoria a Barraco non riesce la deviazione. Tra i campani si fa notare per il gioco falloso il mediano Casapulla, subito ammonito. Mandragora si cautela e lo sostituisce, ma al 36esimo è Scognamiglio a guadagnare la scena e gli spogliatoi anzitempo con una sberla plateale ai danni di Barraco. Il 4-4-2 dei bianchi diventa un problematico 4-3-2 con il fantasioso colored Fofanà arretrato nella posizione di terzino, cosa che non può durare e alla quale il tecnico provvederà forse troppo tardi a inizio di ripresa con l'ingresso di Carbonaro. Il problema è che nel frattempo il Celano passa al 46esimo angolo di Barrio Nuevo e Dionisi, fino allora mai in partita, spizza il pallone e sorprende Rastiello. Per Morgante e compagni si rientra quindi negli spogliatoi nel migliore dei modi. Nella ripresa si aspetta la reazione della matricola terribile, 3 vittorie nelle ultime 3 gare, ma si assiste invece a un monologo celanese. Al 3° minuto, su cross di Morgante, Barraco di testa va subito vicino al raddoppio. Nelle file dei partenopei entra Contino, è un avvicendamento tra attaccanti che sembra dare subito i suoi frutti, ma al 7° il nuovo entrato in posizione regolare non ci crede e sciupa l'opportunità con un cross fuori misura. Da questo momento è solo Celano e a voler essere Pignoli alla squadra di Modica si potrebbe rimproverare solo il fatto di non chiudere prima i conti. I marsicani sciupano con Scoponi all'11esimo dopo uno spunto bruciante di Dionisi e in seguito più volte con Bastianini e Barraco, al quale viene annullato anche un gol per una questione dubbia di centimetri. Al 32esimo tuttavia per gli ospiti non c'è scampo. Bacchi, appena entrato a rilevare un sempre positivo Morgante, mette lo zampino insieme a Giannusa al raddoppio di Dionisi, che finalmente depone in cassaforte il risultato. Doppietta per il numero 7, capace magari di lunghe latitanze e anche di giocate leziose che talvolta fanno mugugnare il pubblico, ma sempre imprevedibile e in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della partita. L'ultimo quarto d'ora non regala altre emozioni. I tifosi avrebbero piacere di vedere Bastianini in gol, ma la cosa è ancora rimandata. In compenso si è potuto ammirare nell'ultimo scorcio il giovane negro, che promette grandi cose. E poi c'è quella classifica. 5° posto a quota 9 dopo 6 giornate. Non è davvero niente male. Se ne potrà riparlare dopo la doppia trasferta a Gela e a Marcianise, ma l'impressione è che quest'anno ci sarà da divertirsi. Bene, abbiamo visto il Celano, ottimamente, ottima vittoria di questa squadra che ha battuto la San Giuseppese e insieme alla Val di Sangro e al Pescina Valle del Giovenco rappresentano un po' il fiore all'occhiello in chiave organizzativa delle squadre abruzzesi di C2, sono società piuttosto stabili, ma anche Teramo e Giulianova, per carità. Celano è ormai un habitué della C2, quindi insomma una società consolidata in questa categoria e credo che vorrà riscattare anche il campionato dell'anno scorso, che l'ha vista sempre annaspare un pochettino e mi pare che lo sta facendo più che dignitosamente. La Valle del Giovenco forse è la vera sorpresa della C2. Noi ci abbiamo giocato in Coppa Italia, devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, una squadra che non molla mai, sta sempre lì, infatti nonostante l'inferiorità numerica, proprio nei minuti di recupero, è riuscita a pareggiare la gara di Coppa. Quindi io credo che l'Abruzzo, almeno in questo girone, sia degnamente rappresentato. Mi auguro anche che le cugine nel girone B possano dire la loro, insomma. E allora andiamo a vedere l'ultimo servizio della C2, Igea Virtus Pescina Valle del Giovenco.
Solo le immagini abbiamo? E allora vediamo queste immagini di Gioia Virtus Piscina Valle del Giovenco, gara terminata sul risultato di 0-0. Tiziano, tu volevi aggiungere qualcos'altro a quanto già detto dal nostro Pierfrancesco? Ha detto di tutto e anche benissimo, quindi non c'è da aggiungere altro, insomma, una disamina abbastanza oculata. Per quanto riguarda il Piscina Valle del Giovenco, ricordiamo che domenica prossima dovrebbe giocare il proprio confronto casalingo, usiamo il condizionale, ma diciamo c'è la quasi certezza, sì. Allo stadio dei Marsi di Avezzano, avendo superato un po' tutte le grane e le beghe burocratiche di inizio stagione, così come il Mezzo Corona e l'altra squadra del Trentino, una gioca a Trento, una a Bolzano, quindi si sono stati risolti questi problemi. Problemi che potevano sorgere anche per la Val di Sangro, ma fortunatamente tutto si è risolto. La commissione provinciale di pubblico spettacolo ha avuto, come dire, ha valutato positivamente il nostro impianto. Un plauso va anche all'ingegner Bevilacqua, il nostro amministratore delegato, che si è prodigato nel migliore dei modi per mettere lo stadio nelle condizioni e avere i requisiti per essere conforme ai nuovi decreti. Sono contento per la Val del Giovenco, è giusto e non è bellissima notizia il fatto che sia stato concesso loro di poter giocare in un altro stadio, anche perché insomma se un'azienda è privata ma ha bisogno comunque di un impianto che è pubblico e non può disporne perché il comune non gli fa degli adeguamenti, non vedo perché debba rinunciare alla categoria. Quindi se si trova un impianto nelle vicinanze, è chiaro che non è che uno deve cambiare città, certo, deve andare da un'altra regione, ma se si trova un impianto che gli consente di poter fare il suo onesto campionato e aprire le porte ai tifosi, perché poi ricordiamo che il calcio è una festa, è un momento di aggregazione sociale importante, e quindi è giusto che sia stato fatto così, e secondo me anche per le avversarie sarebbe un bel colpo d'occhio poter andare a giocare contro una squadra che è il proprio pubblico. E poi Avezzano rimanere senza calcio poi era veramente terribile la cosa, ecco. Io credo che sia stata fatta alla fine la scelta, sì, migliore. Tiziano, parliamo di Serie D, poi ovviamente qualche battutina ancora con Visci sul campionato di C2. Le abruzzesi come sono andate ieri? Ma insomma, tutto sommato una giornata positiva, vincere l'Angolana grazie a un gran gol di Parmigiani, una gara sofferta contro un ottimo Venafor, pesante invece la sconfitta della Sant'Egidiese, un 3-0 che veramente sul futuro peserà non poco, vince invece il Moro d'Oro 2-1 di una grande ripresa dove ha legittimato alla grande e meritatamente questa partita. Pari giusto invece tutto sommato fra Colonia e Provasto, che gioca veramente bene specialmente nel primo tempo, quindi un Provasto che pian pianino si sta mettendo sulla retta via. Delude ancora una volta il Canistro, purtroppo alla sua terza sconfitta consecutiva. Gino Guerra, poi parliamo anche di Convisci dell'Angolana, ma con te volevo parlare della Provasto che ieri ha pareggiato nel derby, e in più, visto che San Salvo è praticamente terra di confine, voi siete vicino al Molise e ci sono diverse formazioni molisane presenti in questo girone. Sì, vedevo la classifica adesso per la mia promossa Agnone, conosco degli elementi che militano in questo, insomma, nell'Agnone. Stanno facendo un buon campionato, se teniamo conto dell'ubicazione stessa, della cittadina, insomma tutte le difficoltà che possono esserci per fare un campionato interregionale, tenuto conto del primo anno. Quindi complimenti a loro perché hanno organizzato veramente una buona struttura e quindi stanno facendo un ottimo campionato. Per quanto riguarda Vasto, chiaramente pagano ancora delle vicissitudini societarie che ormai si sono portate negli strascichi dell'anno scorso. Allenatore di primo livello, la squadra è stata comunque aggiustata poco tempo fa, quindi margini per migliorare la classifica, fare un buon campionato, come del resto Vasto merita, ce ne sono tutte. L'Angolana, Pierfrancesco, tu l'hai seguita in qualche frangente? Sì, soprattutto ad inizio stagione, ho visto insomma una squadra che adesso tra l'altro è rinforzata con il ritorno di Baldi, che giocava proprio con Del Gallo, quindi insomma ci potrà parlare sicuramente meglio lui di questo giocatore, che però insomma un po' tutti conoscono. Mi pare una formazione che come ogni anno è proiettata verso le alte sfere, forse la San Giustese adesso gli sta mettendo un pochettino i bastoni tra le ruote, ma poi i conti si tirano sempre all'ultima giornata. Anche se rispetto all'anno scorso, che io ho seguito
in special modo l'angolana, spesso e volentieri. Penso che il livello sia leggermente inferiore a quello dell'anno Beh, scorso. Sì, io credo che sia abbassato un po' dappertutto il livello, sì, anche ma in Serie D, in special modo, sì. In Serie D, in special modo, non ho visto grandi partite sulla Città Sant'Angelo quest'anno, sinceramente. O forse dipende naturalmente dai fuori quota, che purtroppo ce ne vogliono quattro, e poi chi ce l'ha, magari fortunato, chi non ce l'ha o quantomeno sono un po' carenti, si rischia addirittura a volte di giocare 11 contro 9. Devo dire che l'angolana, disponendo di un eccellente settore giovanile, sì, questa è la fortuna sua, sì, può contare sicuramente su un giocatore di qualità. Certo. Bene, tante domande per Gino Guerra, stiamo vedendo Virtus Cupello, si parla dell'eccellenza, tanti argomenti, con te dobbiamo parlare anche di quel famoso settore giovanile, quella piccola diatriba che speriamo si risolva al più presto, ma intanto dalla regia ci chiedono la linea per i consigli degli sponsor. Ci rivediamo tra poco. Ben ritrovati, ancora in diretta con Egol, poi vi forniremo anche gli orari per le eventuali repliche, non so se stanotte ci saranno, poi Ivana mi informerà a dovere. Tiziano, tu dovevi fare un saluto, poi proseguiamo con l'eccellenza. Sì, un saluto a un mio carissimo amico di Lanciano che ci segue da tanto tempo, una bravissima persona e un grande dirigente, è stato negli anni scorsi. Tra l'altro proprio della Val di Sangro. Proprio della Val di Sangro, ha contribuito fattivamente alla risorsa della Val di Sangro insieme al presidente Pellegrini. Comunico anche che presto tornerà in grande spolvero, sicuramente una squadra che conta. E questo signore, indovina chi è? Nicola Di Biase. Ciao e buona visione. Bene, adesso possiamo subito partire, poi andiamo con il commento della giornata, con il primo servizio del campionato di eccellenza, la sconfitta casalinga della Tessa sul proprio terreno, sul terreno della Val di Sangro, ma sappiamo che gioca ancora temporaneamente al Comunale di Montemarcone e poi tornerà al proprio stadio di competenza. A Tessa, Pro Castellisangro 0-1. Dopo i deludenti KO del turno precedente, Atessa e Castello provano a rialzare la testa per tornare a cullare le rispettive ambizioni. La permanenza in zona playoff per l'Atessa è una salvezza più che tranquilla per i giallorossi ospiti. Alle numerose defezioni in organico per Mister Oddi si aggiunge quella dell'ultima ora per l'Atessa, costretta a rinunciare a Di Camillo, rilevato nel ruolo da Sasà Praino. Gli ospiti iniziano in maniera convincente e trovano subito due acuti. Dopo due minuti Marchioli deve opporsi al velenoso diagonale in corsa di Cavazzi. Qualche minuto dopo l'estrema tessana è costretta a smanacciare sull'insidioso traversone di Capitano Martino. La replica della Tessa arriva al sesto col classico tiro da fermo di Ettore Giannico. Sulla conclusione del fantasma Zanfardino neutralizza in leggero affanno, ma il Castello appare più tonico e Marchioli deve superarsi per azzerare il piatto di Bassano. Sul capovolgimento di fronte Farias prova a pungere con la difesa ospite che si salva in affanno. Gara piacevole e aperta a qualsiasi eventualità. Poco prima della mezz'ora si verifica un episodio che scatena le ire del pubblico di fede a Tessana. Farias sguscia in aria ospite ma termina a terra dopo un presunto contatto con Bassano. Per il signor Tassotti non ci sono gli estremi per sanzionare la massima punizione. I ritmi della contesa vanno affievolendosi sensibilmente fino al minuto 40, quando il solito Farias prova invano a infilare Zanfardino. In pieno recupero la staffilata di Martino lambisce il palo alla destra di Marchioli. Il risultato ad occhiali sostanzialmente giusto è quello che manda agli archivi la prima frazione. Dopo qualche inghippo risolto con un certo affanno dagli inservienti, la ripresa può finalmente cominciare. Dopo 10 minuti il primo assistente richiama l'attenzione dell'arbitro per segnalare le reciproche scorrettezze tra Cavazzi e Longobardi. Il signor Tassotti non può evitare per loro il cartellino rosso. L'equilibrio in campo può essere spezzato dalla giocata di qualche fuoriclasse e in effetti al minuto 17 Bonomi tira fuori dal cilindro un tiro a effetto che dà limite fredda Marchioli, Castello in vantaggio e Atessa costretta ad inseguire. L'11 di Ronci produce una sterile reazione che si concretizza nel debole tiro in corsa di Giannico, facilmente controllato da Zanfardino. In pieno recupero è ancora Giannico che prova l'acuto sul tiro da fermo senza trovare peraltro grande fortuna. Il Castello sbanca il Comunale e presenta le sue credenziali per la corsa al vertice. La Tessa, costretta invece a leccarsi le ferite, cerca a questo punto di ritrovare la propria identità. Grazie ad una giocata di Claudio Bonomi, la gara con la Tessa si è risolta in favore di questo Castellisangro che, a quanto abbiamo visto in campo, può lottare ad armi pari anche con le prime della classe. Beh, quello sicuramente, noi andiamo avanti domenica in domenica, oggi non è grazie a Bonomi ma grazie a tutta la squadra che abbiamo portato a casa questo risultato importante per noi, che volevamo fare un risultato, siamo riusciti a fare questo risultato importante, pieno, che ci dà morale.
La Tessa, secondo te, può rimanere al vertice? Ma io già l'ho detto, questo campionato è molto difficile, tutte le squadre sono equilibrate, vedendo oggi anche il Chieti ha perso in casa, insomma è un campionato dove tutte le squadre hanno le loro armi vincenti e oggi ci siamo riusciti noi. Salvatore Bernardinello, direttore sportivo della Tessa, arriva ahimè per voi la seconda sconfitta di fila, adesso le ambizioni si sono un po' ridimensionate per la Tessa? Ma noi eravamo partiti con ambizioni di salvezza, quindi sicuramente non sono diminuite. Ci dispiace che abbiamo perso questa partita, ci tenevamo tantissimo perché giocavamo in casa, però purtroppo il calcio è questo. Abbiamo perso, adesso dobbiamo in settimana curare gli errori fatti in questa partita e in quella di domenica scorsa per cercare di venire fuori da questa situazione già domenica prossima a Atri. Un'impressione su questo Castel di Sangro? Ma io l'ho visto in Coppa Italia, l'ho visto la prima partita di campionato contro il Miglianico, sicuramente è una squadra che stava attraversando un periodo non buono, gli infortuni, però sicuramente è una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato. Bene, eccoci rientrati in studio, abbiamo visto il servizio della Tessa, Tessa che perde contro questo Castel di Sangro, che ha fatto un'ottima impressione ieri al comunale di Montemarcone. A proposito Visci, come vivete questa convivenza forzata, perché il campo di Atessa è in ristrutturazione con la Tessa? Ma la viviamo bene, nel senso che è chiaro che accettiamo assolutamente di buon grado, ci mancherebbe l'impianto comunale. Però è chiaro che anche per la Tessa non credo che sia una situazione comoda quella di dover rinunciare al proprio campo. Ci hanno riferito che a breve, insomma, a brevissimo, questo stato di disagio per loro finirà, quindi potremmo tornare anche noi a disporre, insomma, in maniera un po' più... A tempo quasi pieno. Esatto, dell'impianto. Ricordiamo che comunque il presidente ci ha messo a disposizione proprio dietro un campo, sì, l'antistadio per allenarci, quindi diciamo che avvertiamo poco questo stato di fastidio, però insomma ci sono state in settimana un paio di sedute che abbiamo dovuto anticipare per permettere alla Tessa di poter giocare. Tiziano, questa Tessa che sta attraversando un momento non particolarmente felice, è in attesa di trasferte impegnative. Prima di tutto mi corre l'obbligo ricordare a tutti gli sportivi che ci seguono ogni lunedì il sito www.abruzzoweb.tv.it di Antonio Calabrese, dove troverete di tutto e di più riguardante il calcio dilettantistico. Mi raccomando, consultatelo perché è molto ma molto interessante. Sì. Allora, dicevamo della Tessa, niente, la Tessa è la seconda sconfitta consecutiva, effettivamente non sta attraversando un momento felice, considerando che nel prossimo futuro ci sono due trasferte importanti, ultima, non ultima, quella di Ripa Teatina. Chiaramente la Tessa ancora ha 9 punti in classifica, considerando che il Chieti ce n'ha 12, quindi è ancora corta, si trova nella terza posizione, quindi a scanso di equivoci la Tessa può dormire ancora sogni tranquilli, però da domenica deve cominciare se non altro a dare un'immediata e positiva sterzata alla sua classifica, perché poi un'eventuale altra sconfitta sicuramente poi la società dovrà per forza di cose, ahimè, provvedere a cercare di raddrizzare un'eventuale situazione. Però la Tessa ha tutti i mezzi, è un allenatore bravo, penso che sia un momento di stand-by per la band di Donato Ronci. Per quanto concerne il Castello, niente, ha giocato la sua, chiaramente la sua partita imbottita di ex giocatori che hanno fatto, che fanno della loro esperienza la maggior virtù. Perde in casa il Chieti con una sorprendente, la più sorprendente, Spallangiano per 2-1, secondo me una sconfitta per il Chieti salutare, che può essere per il proseguio del campionato, che però non pregiudica assolutamente nulla per il suo grande valore. Perde in casa il Francavilla giocando discretamente il primo tempo. E dove, a proposito del Francavilla, ecco, dicevo, ci è arrivato, ecco, c'è una notizia, la società abbiamo ripreso dal sito di Angelo Colazzilli, Abruzzo Calcio Dilettanti, un altro sito che consigliamo di visionare.
al più presto. La notizia era nell'aria fin dalla scorsa settimana. Il Francavilla ha esonerato il tecnico Marco Giampietro oggi pomeriggio dopo la sconfitta casalinga subita contro il Penne. Il presidente Luciani, assieme agli altri dirigenti giallorossi, ha comunicato la decisione all'allenatore. Tra qualche ora, anzi in queste ore, si è riunita la società per decidere il nome del nuovo tecnico. Non ancora si hanno notizie in merito per quanto riguarda il successore di Marco Giampietro. Il più accreditato potrebbe essere Bixio Liberale, che ieri appunto era nel Vallazzuga a cercare di vedere un po' com'era la situazione. È stato anche, poi ci arriviamo, un'altra partita con non poche polemiche. È stata una giornata molto interessante, una giornata che ha stravolto, si vuol dire, la classifica. A notaresco caso, un 4-0 ineccepibile da parte dei casolani, una vittoria meritata, però ci ha messo del suo anche molto il notaresco, che praticamente non ha giocato assolutamente, una partita da dimenticare. A tal proposito, per bocca del suo direttore sportivo Fedele, la squadra è in silenzio stampa, e addirittura che se nelle prossime gare non si avrà lo scossone che la società si aspetta, ci saranno purtroppo dei seri provvedimenti che riguardano alcuni atleti. Del Gallo, Casoli e Chieti in testa alla classifica, si ricompone il duello che già abbiamo visto nella scorsa stagione di promozione. Secondo te quest'anno la lotta è alla pari o il Chieti, come si diceva alla vigilia, rimane sempre la formazione da battere? Ma sicuramente il Chieti, poi c'è anche l'Aquila, ci sono squadre che sono partite per vincere il campionato, hanno attrezzato squadre. Ovviamente perché proveranno a vincere il campionato, poi ci sono sorprese tipo Casoli, c'è il Penne, ci sono squadre, il campionato è molto livellato, molto molto livellato, sarà difficile su ogni campo fare i tre punti e giocarsela con tutte. In questo campionato c'è soltanto una squadra che non ha mai perso una gara, è quella dei presidenti Lannutti e Memmo, quella guidata da Saverio Dupone, la squadra in questione, la Spallanciano, che ieri ha sbancato l'Angelini e per la seconda volta in questa stagione dopo la Coppa ha battuto la formazione neroverde, quindi è vittoria da incorniciare per l'11 frentano. Andiamo a vedere quindi i riflessi filmati, il servizio di Luca Cilli sulla vittoria della Spallanciano in quelli Chieti. A questo punto è davvero inopportuno definire la Spallanciano come una sorpresa, una rivelazione del campionato. La formazione frentana, al contrario, è una splendida realtà, quadrata, tosta, lineare. Rimane l'unica squadra ancora imbattuta dopo 5 turni di campionato, record che il Chieti non può più vantare. Battuta a domicilio dopo 9 lunghi mesi di imbattibilità all'Angelini, i teatini cadono per la prima volta anche in campionato. Una battuta d'arresto figlia di un primo tempo brutto. In avanti Antignani fatica a trovare varchi per colpire, Contini è spesso e volentieri raddoppiato se non triplicato nelle marcature. Franchi, dopo 368 minuti di imbattibilità, è costretto per la prima volta in campionato ad alzare bandiera bianca. La reazione dei neroverdi è tutta in un calcio piazzato di Roberto Contini alzato in angolo dall'attento la barba e nell'avvitamento di Davide Antignani sul conseguente corner. La Spal tiene bene e con Chiavaroli e Tortorella, che sostituiscono nel reparto avanzato lo squalificato Ciccotello e l'indisponibile Crognale, mettono in difficoltà i teatini. Antignani prova con soluzioni personali a farsi luce negli ultimi 16 metri, ma da quelle parti è buio pesto, anche perché dopo un volo di Franchi che disinnesca una conclusione perfetta di Cocco, la Spal trova il raddoppio. Tortorella entra indisturbato in area prima di appoggiare per la corrente Colombo, che da una manciata di centimetri fredda Marco Franchi. Nella ripresa, che si apre con una violenta conclusione del solito Contini, il Chieti dopo 5 minuti riesce a ridurre le distanze. Antignani segue un cross dalla destra e con il tempismo dell'attaccante navigato in spaccata manda in rete. Per dar manforte alla prima linea chietina, Cifaldi manda in campo anche Nepa e Fidanza, che si affiancano a Contini ed Antignani. Ma nonostante l'impressionante potenza offensiva schierata in campo, non si va oltre un inserimento di Campagna da situazione di palla inattiva, ribattuto con fortuna e distinto dall'ottimo la barba. L'espulsione per doppia ammonizione di Battista complica poi i progetti di rimonta. La Spal controlla punteggio e partita fino al fischio finale e, come è successo anche in Coppa Italia, festeggia il successo pieno contro i neroverdi. Ambire a qualcosa di più di una tranquilla salvezza si può.
Per il Chieti uno stop che, classifica alla mano, è indolore. Si rimane primi, ma già da domenica a Casoli, in quella che continua ad essere una sfida infinita, occorre tornare a far punti. Abbiamo fatto un primo tempo pessimo, forse troppo molli sulle gambe, magari convinti di vincere la partita, e invece ci siamo trovati andare sotto prima di un gol, su una deviazione, mi è sembrata una deviazione su calcio punizione, e poi siamo andati sotto addirittura sul secondo gol, su una rimessa laterale. È chiaro che la strada a quel punto è diventata molto molto in salita. Il secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto una grossa reazione, abbiamo cercato in ogni modo di far gol, però la Spallanciano è stata una squadra ben organizzata, si è difesa con ordine, non ci ha concesso poco e niente. Sì, il fatto della squadra imbattuta è relativa. Noi tenevamo a fare la partita oggi, a fare una partita non da comparsa, ma una partita a cercare di vincerla. Poi alla fine l'abbiamo vinta e secondo me meritatamente. Abbiamo dimostrato a un pubblico competente, tra le altre cose, che a calcio si può giocare anche fuori casa. Ci è andata bene, anche se l'avversario è un avversario, non lo devo scoprire io, di valore. Eccoci rientrati in studio, abbiamo visto l'intervista a Cifaldi, a Saverio Tuponi, i due tecnici di Chieti e Spallanciano. La situazione della coda con Alessandro Del Grosso, Montesilvano che rimane ancora a piedi, zero punti, e potrebbe ripetere, ahimè, per loro la sorte del Real Ortona della scorsa stagione. Del Gallo. Guarda, io non l'ho visto ancora giocare, ho visto un po' le immagini, mi sembra che hanno bisogno di rinforzi. Al più presto. Andiamo a vedere la classifica dei marcatori di questo campionato. Ricordiamo che Orta del Notaresco è rimasta a secco anche ieri. Brutta sconfitta della squadra del Notaresco in casa con il Casoli. Al comando con 4 gol, Tacchi del Ripatiatina, Orta del Notaresco e Aureli dell'Aquila con 4 gol appunto. 3 reti per Antignani del Chieti e la coppia gol del Casoli, Carafa-Mainella. Casoli quindi sempre più sorprendente, e domenica ci sarà questo big match da seguire con grande attenzione tra Casoli e Chieti. Non si sa ancora se si giocherà a porte chiuse. La vittoria del Montorio contro l'Atri, un'altra sprecona che meritava sicuramente il pareggio, e avete un 1-1 importante fra San Nicolò e Ripa, un Ripa che comunque si fa sempre valere nel campionato di quest'anno e negli anni scorsi, insomma, una squadra di valore che sa il fatto suo. In promozione Girone A sembrano avviati verso un trionfo quasi sicuro quelli della Piana del Cavaliere dell'IS Lilli, che ha allestito una formazione di altissimo livello e non sembra trovare ostacoli sul proprio cammino. 4 gare, 4 vittorie, 8 gol fatti, soltanto 2 quelli subiti. Nella giornata di ieri hanno battuto sul terreno esterno il Casoli di Atri. Perde il Castelnuovo di Ugo Dragone sul terreno della matricola Locomotive Bellante, e per il resto mi sembra sì, tutto le squadre secondo la norma. Sono tutte là, insomma, se la giocheranno un po' tutte, fermo restante che ormai il primo posto, tra virgolette, sia già assegnato, che è quella del Cavaliere. E in classifica marcatori? Vediamo appunto la classifica, vedi? Sì. Vale del Gran Sasso, Bellante Canzano e Castelnuovo Mano con 7 punti insieme al Casoli di Atri, quindi la dice lunga sul valore di quelle squadre. Tornerei a parlare con Del Gallo del Penne, perché è una squadra dove lui ha giocato per tanti anni in eccellenza ovviamente, ma devo darvi la classifica marcatori del Girone A di promozione. Arancio ne ha 4 di gol del Castelnuovo, 3 reti per Sorricchio della Rosetana, poi abbiamo tanti altri giocatori a quota 2 gol. Dicevamo del Penne, è una squadra che sembra avviata ad una classifica più che dignitosa, terza in classifica dietro le due battistrada. Io direi che la vera sorpresa, sorpresa fino a un certo punto, perché conosco il mister Montani, e devo dire che è veramente un bravo allenatore. Conosco anche un dirigente che è rientrato quest'anno, Luciano Di Simone, e sa lavorare bene con i giovani. Insomma, sono rientrate persone che l'anno scorso magari sono mancate al Penne per salvarsi. Bene, ti ricordano Tiziano che a 12 punti non c'è solo il Chieti, ma anche il Casoli, ma mi sembra che già lo abbiamo detto. Sì, sì, l'abbiamo detto che il Casoli aveva pure 12 punti, per l'amore del cielo, ci mancherebbe. Il Casoli meritatamente a 12 punti. Anche se gli ritogli ce li ha veramente, quindi hai questa forza. Certo.
Andiamo a parlare del campionato di promozione Girone B, quello che seguiamo con maggior dovizia di particolari, e anche in questo campionato, così come nel Girone A, c'è soltanto una squadra rimasta a punteggio pieno, e anche in questo caso si tratta di una delle favorite alla vittoria finale, il Pineto di Eugenio Natale, che dopo aver fallito l'obiettivo l'anno scorso ci vuole riprovare quest'anno e sta perlomeno riuscendo nell'intento, almeno in questa fase iniziale del campionato. Tra le squadre, o meglio, tra le città che da tanti anni sognano di tornare in campionati di categoria superiore, vi è sicuramente il San Salvo. Quest'anno avete cominciato bene, anche se io sto seguendo spesso le vostre gare, c'è ancora qualcosina da aggiustare, non tutto fila per il verso giusto. Ma sicuramente sì, come dicevamo prima, c'è sempre da migliorare sia la condizione fisica che anche la qualità del gioco. L'importante è che in questo momento riusciamo a fare punti, riusciamo a mantenere questo buon rullino di marcia che ci vede secondo in classifica, anche se devo dirti che chiaramente le prossime quattro partite, quindi il prossimo mese, sarà sicuramente quello che ci darà conferma delle nostre potenzialità, perché incontriamo quattro grandi squadre del campionato, e quindi da lì poi vedremo un attimino quanti punti avremo e fare un attimino il punto della situazione. Resta il fatto comunque che vogliamo fare meglio dell'anno scorso e vogliamo comunque dare un'impronta diversa al campionato. Bene, torneremo più tardi a parlare anche delle altre gare. Tra l'altro Tiziano ha seguito anche l'anticipo tra Lauretum e Silvi, grandissima delusione di questa stagione. Adesso però ci dobbiamo fermare per ringraziare ancora i nostri sponsor e poi vedremo anche i servizi rimanenti, tra l'altro c'è anche quello sul San Salvo. (335) 590 7945 il nostro numero per gli sms che stanno arrivando a Iosa anche in questa puntata. Tiziano ha seguito Lauretum Silvi, quindi vediamo un po' com'è andata questa gara. È stata una giornata più che positiva, diciamo così, nel girone B. Se vediamo un attimino la classifica, il Pineto ha 12 punti, il Perano e San Salvo a 10 insieme a Lauretum, poi il Cupello a 9, il Casale a 8 punti. 8 punti per il Casale forse sono un po' pochine, un po' in ritardo la squadra di Andrea Zappacosta, un po' sfortunata in certe parti, comunque ha tutto il tempo per recuperare perché ci sono naturalmente i mezzi. Niente, in riferimento alla partita fra Lauretum e Silvi, una vittoria quella dell'Lauretum ineccepibile, più che meritata, una squadra che sa il fatto suo, formata da persone di categoria, fra tutti Sacripante, Panico, Polidoro, Zirpolo, insomma una squadra costruita con giudizio per cercare di risalire la china, mentre il Silvi ha palesato alcuni problemi di natura tattica, benché mancavano alcuni uomini cardine per infortunio, però chiaramente c'è qualcosa da mettere a posto, dove il migliore in campo addirittura è stato ancora quel Massimo Dindino, quindi un Silvi che deve dare assolutamente una sterzata al suo campionato per rendere insomma il Silvi più competitivo. Gino, visto che il telespettatore sta mandando più volte quel messaggio, vogliamo rispondere che cosa ne pensi della Virtus Cupello? Vabbè, la squadra è poco da scoprire, nel senso che comunque già l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, quest'anno si è rafforzato con l'innesto di Carosella là davanti, e quindi non credo che tante altre squadre dall'eccellenza in giù si possano permettere un giocatore del genere. Quindi sicuramente il valore del Cupello sicuramente non lo scopro io. Forse possono pagare un attimino in questo momento appunto questo ambientamento del mister, il giocatore, però il valore assoluto della squadra rimane, e quindi credo che alla fine sarà una di quelle che lotterà fino alla fine almeno per i posti playoff. Quindi questo è sicuro. Insieme chiaramente a Castel Incontrati, diceva prima Tiziano, che se non ricordo male anche l'anno scorso partì sì, un attimino così, quindi può essere anche una caratteristica dell'allenatore. Poi certo, sappiamo quello che ha fatto, insomma i mezzi ci sono, anche la fortuna di giocare quest'anno non più su a Casale, credo giochino al Celtic, sì, sul campo e chiaramente sì, la qualità poi verrà fuori, insomma tecnicamente è molto tecnicamente sì, sì. A proposito del Casale Incontrada, è il momento di vedere proprio il servizio che riguarda la gara dell'11 di Dorazio al San Marco di Pescara contro il Porto.
del presidentissimo Quinto Paluzzi, e pareggio a reti bianche, ma il Porto che recrimina per un gol annullato, ma anche il Casalincontrada incontrata mi sembra c'è un episodio dubbio che vedremo adesso in questi riflessi filmati. Dopo la battuta d'arresto in quel di Perano, il Porto cerca di sfruttare al meglio il turno casalingo che lo vede contrapposto all'ambizioso Casalincontrada. L'11 del presidente Paluzzi ha di fronte nell'occasione una delle compagini più attrezzate del raggruppamento e non sarà quindi una passeggiata. I ragazzi di Castellano sembrano piuttosto intraprendenti e dopo 14 minuti cercano la via della rete, anche se la battuta da limite di Di Filippo sorvola abbondantemente il legno trasversale. Gli ospiti rispondono con la fiondata dello specialista Salvatore che manda il pallone a sfiorare il palo alla sinistra di Casciano. Il Casalincontrada prende in mano le redini della gara e si avvicina prepotentemente dalle parti dell'estremo pescarese. Al 27esimo Ferrandina non riesce ad approfittare del mancato disimpegno di De Berardinis. Pochi secondi dopo lo stesso De Berardinis dirotta sul fondo il pericoloso traversone di Lalli. Al 33esimo i casalesi reclamano il penalty dopo la caduta in aria di Lalli che entra in rotta di collisione con Di Giulio. Per il direttore di gara il difensore pescarese entra prima sulla sfera e non commette fallo sulla punta avversaria. Lo stesso Lalli è incisivo poco dopo con la botta da limite che sfila pericolosamente a lato. Nei minuti finali della prima frazione il Porto riconquista il proscenio con l'insidiosa girata in area di Di Donato che fa correre un brivido freddo sulla schiena della retroguardia casalese. Si va dunque al riposo sul nulla di fatto. In avvio di ripresa l'Epore è impegnato da questo tiro cross dalla sinistra che non crea grossi patemi all'estremo casalese. Al 14esimo Donatucci prima e Pasquini poi non hanno grossa fortuna dalle parti di Casciano. Al 20esimo ancora il Casalincontrada protagonista con l'inzuccata di Donatucci che spedisce il pallone al lato di pochissimo. Al 31esimo un episodio destinato a far discutere sulla gran sventola dal limite di Gorgoglione che si infrange sulla traversa, irrompe Alessandro Di Paolo che va a gonfiare la rete avversaria. L'esultanza dell'attaccante pescarese viene freddata dalla decisione del direttore di gara che non convalida ravvisando la posizione regolare dello stesso Di Paolo. L'ultimo acuto della contesa arriva nelle battute conclusive con la pericolosa irruzione in aria di Fagioli che impegna severamente Casciano. Pareggio sostanzialmente giusto per due formazioni destinate a regalare discrete soddisfazioni ai propri sostenitori. Messer Valeriano Dorazio, due punti persi o un punto guadagnato qui sul campo del Porto? Beh, vabbè, sono sempre punti guadagnati, non si possono mai dire, non si può neanche vincere sempre, insomma. È stata una buona partita, almeno sul lato agonistico. Poi su quanto riguarda il gioco, insomma, arriveranno momenti migliori perché stiamo soffrendo un pochettino. Cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Ma il salto di qualità, io penso che il campionato di quest'anno si possa stare tranquillamente su. Niente, la nostra squadra non manca niente per stare tra le prime classificate, insomma. Alfredo Castellano, tecnico del Porto Pescara. Un punto guadagnato, però con qualche pizzico di rammarico. Sì, abbiamo avuto, soprattutto il secondo tempo, l'ultima parte del secondo tempo, abbiamo avuto parecchie palle gol, però una ce l'ha annullata il guardaline, e tutto era da vedere in pratica. Però abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista contro una grossissima squadra che lotterà per vincere fino alla fine. Faccio un elogio a tutti i giocatori perché hanno dato veramente il massimo. Oggi, pur avendo qualche assenza tipo Febo lì dietro, i ragazzi hanno dato il massimo. Vorrei fare un elogio particolare a Ditella 89 che ha marcato, penso, il più forte attaccante della promozione, che è Lalli, e comunque faccio i complimenti a lui. Il presidente cosa chiede quest'anno a questa squadra? La salvezza oppure qualcosa in più? No, noi partiamo per salvarci, abbiamo organizzato una squadra fatta di giovani e per ben figurare, cercheremo di fare qualcosina in più della salvezza, però l'obiettivo primario è la salvezza. Bene, abbiamo visto le immagini di questa gara, due battute su questo gol annullato al Porto. Gino. Credo che abbia avuto ragione l'arbitro, il giocatore del Porto era molto avanti rispetto agli altri avversari, si vedeva già dal momento del calcio. Sì, d'accordo con Gino, effettivamente stava ragione l'arbitro, sì. Per una volta dai, su, diamo pure ragione all'arbitro. Bene, dobbiamo proseguire, anzi prima di vedere il servizio sul San Salvo c'era da fare un chiarimento con le altre squadre cittadine di San Salvo riguardo a quella querela che si è creata nella puntata scorsa. Avevano chiamato
un signore, un dirigente del Real San Salvo, una signora madre di alcuni ragazzi che giocavano nelle giovanili del Real e della Davide Bucci, e sostenevano che purtroppo non avevano la possibilità di accedere all'impianto principale di San Salvo per far allenare i loro ragazzi, visto che la US San Salvo impediva loro l'accesso. Adesso vogliamo chiarire... No, vabbè, chiaramente detta così sembra che l'Unione Sportiva San Salvo non dia possibilità. Non è esattamente questo. Bisogna dire le cose come stanno, e quindi correttezza soprattutto anche, e mi rivolgo agli amici delle altre due scuole calcio, anzi che siamo anche contenti che hanno effettuato questi nuovi sodalizi in modo che c'è più scuole calcio. Il problema non è questo, è dire esattamente come stanno le cose. Noi a San Salvo comunque abbiamo una lacuna che sono gli impianti sportivi. Se teniamo conto che l'impianto sportivo più importante è il Davide Bucci, vi ci gioca la prima squadra e fino all'anno scorso, credo anche quest'anno, c'è anche il nostro settore giovanile. E abbiamo un'altra struttura in campo in terra dove, con l'avvento delle altre nuove società di terza categoria, sono quattro squadre, tu pensa, di terza categoria. Queste due nuove società che hanno il loro settore giovanili, più alcuni nostri settori giovanili che vanno in campo in terra, più alcuni amatori, quindi capisci bene che quella struttura non ha più tempo proprio materiale per poterli accogliere. Ora so che insieme all'amministratore comunale, insieme a chi è di competenza, stanno cercando di trovare degli orari anche per le nuove scuole calcio. Ora andarsi ad appuntare, insomma, sul fatto di usufruire anche loro della struttura principale, credo che sia un po' una polemica, perché credo che la Val di Sangro, che faccia la C2, tutti i loro settori giovanili, dalla Beretti alla scuola calcio, non credo che vadano allo stadio, ma si organizzano o a Perano o a Piazzano, e mi risulta che siano campi in terra. Sì. Quindi c'è questa situazione che vogliono comunque entrare in questa struttura. Tenuto conto che anche noi stiamo pensando di allontanare per un certo periodo anche i ragazzi nostri della scuola calcio, appunto perché il campo poi si presenta la domenica in condizioni non presentabili, né per la cittadina né per la società stessa. Quindi come fiore all'occhiello abbiamo una struttura che è importante. Io dico sempre che è una delle più belle e importanti che abbiamo in Abruzzo. Se vedi in Serie C, non me ne voglia chiaramente neanche la Val di Sangro, ma il nostro impianto, se l'avesse la Val di Sangro in C, voglio dire. Però bisogna tenerne a cura. Quindi questa non era soltanto una polemica. L'unica cosa che voglio puntualizzare ancora è questa, che sono state fatte discriminanti su ragazzi di Serie A o classe A e giocatori, ragazzi di classe B, riferendosi ai nostri che hanno la possibilità di andare allo stadio di classe A e gli altri che non hanno in questo momento la possibilità di andare sul campo cosiddetto in erba di classe B. Ora, chi ha fatto questa osservazione, definendo già dei ragazzi di classe A e ragazzi di classe B, dovrebbe essere lui classificato in un'altra maniera, perché non esistono assolutamente a livello giovanile a 6, 8, 10 anni dei ragazzi di classe A o di classe B. Quindi andrebbe classificato prima chi ha messo questo e poi andare avanti. Detto questo, accetto qualsiasi domanda o altre situazioni, però so che si stanno adempiendo per cercare di trovare degli spazi a questa nuova realtà, perché poi dobbiamo tenere anche conto di questo, che sono delle realtà venute fuori all'ultimo momento. E chiaramente ha messo in difficoltà sia l'Unione Sportiva, sia credo l'amministrazione comunale, che non è neanche facile a questo punto venirne a capo, perché si parlava prima dell'amministrazione comunale, della testa, tutto il resto, no? Ora immaginiamo questa nuova situazione a San Salvo con tutte queste squadre che sono da creare di terza categoria e con i loro settori giovanili, è difficile da gestire un attimino, quindi con un po' di pazienza credo che se ne venga a fine. Bene, purtroppo dobbiamo stringere, abbiamo il servizio del San Salvo, sì. A vedere 10 secondi a Del Gallo, andresti a giocare all'Aquila, ti chiedevano i tifosi dell'Aquila. Sì, come no, all'Aquila ci andrei di corsa. Bene, allora il servizio su San Salvo Moscufo, anche qui ci sono degli episodi, ma Gino Guerra onestamente ha già detto che il loro rigore è stato concesso abbastanza generosamente, vediamo. Dopo aver fermato l'ambizioso Laurentum, il San Salvo prova ancora a beneficiare del fattore campo con il secondo impegno consecutivo tra le muramiche. Avversario di turno il Moscufo, infarcito di giovani, che si pone la salvezza tranquilla come obiettivo prioritario. La partenza dell'11 di casa sembra all'altezza della situazione e Cantagallo è costretto agli straordinari almeno nelle battute iniziali.
Dopo un solo giro di lancette, il numero 1 moscufese deve intervenire sull'insidiosa inzuccata della corrente Cau. Al decimo è Perrucci, con questa botta al volo dal limite che crea qualche apprensione all'estremo giallorosso. Al 22esimo Alberico, lanciato a rete, spara sullo stesso Cantagallo che argina l'iniziativa della punta avversaria. Dopo tanto insistere, il San Salvo riesce finalmente a sbloccare il risultato, anche se il vantaggio arriva in maniera piuttosto casuale. Il fortuito rimpallo su Di Pasquale mette in azione Perrucci, abile ad aggirare la retroguardia giallorossa e ad infilare il pallone nel sacco. Gli ospiti, evanescenti in fase di finalizzazione, reclamano comunque il penalty quando al 37esimo Filippone cade in area su un presunto fallo di Menna. Il signor Gagliardi non è di questo avviso e fa proseguire. Con Antonacci poco ispirato, il San Salvo è impacciato in fase di impostazione, anche se in avvio di ripresa gli uomini di Di Santo hanno una buona opportunità sotto misura con l'inzuccata di Cau che sfila pericolosamente al lato. Dicevamo di Antonacci, da un suo errore sulla tre quarti avversaria il moscufo può ripartire con un micidiale contropiede ben orchestrato da Luciani, il quale mette in azione il neoentrato Vairano e per Cianci non c'è scampo. Il moscufo pareggia la gara, che sembra incanalata sul risultato finale di 1-1, ma cambia la propria storia al minuto 39. Perrucci sguscia pericolosamente in area avversaria e dopo un presunto contatto con Lanci termina a terra. Nonostante le furibonde proteste moscufesi, il signor Gagliardi è irremovibile nella sua decisione. Dal dischetto l'esperto Antonacci riporta in vantaggio i suoi, meritandosi quantomeno il 6 in pagella. Si chiude col San Salvo vittorioso, ma con qualche punto interrogativo che tiene ancora frenate le ambizioni di primato dell'11 biancazzurro. Amarezza sul volto del presidente del moscufo Pierluigi Dintino, che magari pregustava un pareggio con il San Salvo, invece non è stato così. Purtroppo no. Comunque devo dire che la partita, tutto sommato, fino a quel punto il pareggio l'avevamo meritato, credo. Poi un episodio ci condanna, però tiriamo avanti, proseguiamo per il campionato nostro. E qual è il vostro campionato, gli obiettivi di stagione? Gli obiettivi soliti, credo, una salvezza senza tante preoccupazioni possibilmente, e poi se viene qualcosa in più è tutto di guadagnato. Mister Di Santo, si può gioire per questa vittoria casalinga con il moscufo, ma ancora qualche meccanismo da rodare nella vostra squadra? Oggi per esempio la fase di impostazione ha lasciato un tantino a desiderare. Sì, sicuramente, però secondo me è dovuto molto probabilmente un calo di concentrazione dalla squadra, in quanto siamo partiti molto forti, 10 minuti potevamo fare sicuramente già un paio di gol, e questo ha accentuato un attimino la presunzione da parte dei miei, in quanto stavamo giocando bene, abbiamo fatto delle ottime manovre per le prime 10 minuti, dopodiché abbiamo rallentato il ritmo ed è uscito un po' fuori il moscufo, anche se per tutta la partita non ci ha mai impegnato, abbiamo fatto tutto noi, quindi questo lascia, io avevo già messo sul preavviso i ragazzi su questo calo di tensione, che è molto facile quanto che ci possa essere quando si incontrano le squadre medio-basse. Brevemente sull'episodio del rigore, ce n'era anche uno nel primo tempo che reclamava il nostro. Non era assolutamente rigore. Nessuno dei due. Gino aveva già detto. Io ho già detto prima, anzi, se mi permetti, visto che di solito quando succedono queste cose la squadra avversaria si mette là a reclamare di qua e di là, no? Invece abbiamo visto il presidente del Moscufo che sportivamente ha accettato, gli voglio fare i complimenti perché accettare una sconfitta, comunque come potevano dire loro avevano quasi preso il pareggio, accettarla con un intervento dell'arbitro non felice per loro, accettarla con quella sobrietà va fatta proprio i complimenti in maniera assoluta. Certo. Classifica marcatori per la promozione, al comando con 4 gol Tommaso Assogna del Pineto e Lalli del Casalincontrada, 3 gol per Carosella, tecnico giocatore della Virtus Cupello, Antonacci del San Salvo, Lomma del Pianella e Cipollone dell'Adriano Flacco di Pescara. Due battute con Gino Guerra sul girone B di prima categoria, non fosse altro che in una squadra del girone, sì, B c'è il fratello Gianni che allena ed è il San Paolo Vasto. Sì. Com'è, sì, andata? La domenica hanno vinto, quindi è già qualcosa di positivo. L'ho visti discretamente anche nella partita precedente con il Vasto Marina, e chiaramente come nomi era più quotata rispetto a loro. Però sono partiti discretamente, stanno facendo un buon campionato, e le ambizioni sono di non soffrire, credo, come l'anno scorso. Penso che ci possano riuscire. Il campionato comunque è molto molto equilibrato, le squadre sono sempre solide, molto vicine tra di loro, quindi partite sempre... derby concentrati sempre su tutte le domeniche, quindi
difficilissimo. Buon campionato per Virtus Tolle e Fossacesia, che anche nella classifica dei Bomber vantano due giocatori al primo posto e sono Fontanarosa del Tollo e Fantini del Fossacesia. Con tre gol abbiamo D'Amelio del Trigno Celenza. Nel girone C, rimanendo alla classifica marcatori, tre reti per Di Renzo del Rosciano, Aureli del Michetti e Dalò della Centerba Toro Tocco da Casauria. Rimanendo sempre alla classifica marcatori, nel girone D di seconda al comando con tre gol c'è Tartaglia del Villa San Vincenzo. Nel girone F Marchetti del Quadri con 5 gol, Miroli del Monte Dorisio e Dinunzio del Borrello con 4 e D'Adamio del Mario Turdò. Purtroppo il tempo è tiranno, ma dalla prossima settimana toglieremo almeno una ventina di minuti che di solito dedichiamo alla C1, quindi recupereremo di sicuro il tempo perso, anche parlando di più di prima, di seconda. Dovevamo parlare anche del ritorno al successo del Paglieta in promozione del Perano. Purtroppo ce ne dispiace, ma qui mi fanno sempre cenno di tagliare. Giustamente bisogna rispettare anche i tempi rigorosamente. E poi, tra l'altro, nella prossima puntata torneremo a parlare anche del campionato amatori CSI che ripartirà e probabilmente ci sarà qualche approfondimento ulteriore nel corso delle prossime settimane, ma di questo vi terremo informati a dovere. 2 minuti e 40, quindi c'è tempo, giusto un minuto con te per commenti un po' a destra e a manca sui campionati che non abbiamo avuto modo di approfondire, prima e seconda. Beh, oddio, prima e seconda approfondiremo più la prossima settimana, che andremo più che altro a scovare quelle che sono le virtù di queste categorie, le squadre più ambite, chi sono i calciatori più importanti e chi vuole e ambisce soprattutto al salto di categoria. Ce ne sono tantissime di squadre importanti, in primis la prima categoria del girone B, che ci riguarda un po' più da vicino, dove ci sono città, paesi importanti. Vediamo in primis il Tollo e altre squadre importanti. Comunque, ecco, voglio dire, dalla settimana prossima saremo un po' più ficcanti e precisi a tal riguardo, un servizio che daremo in più a tutti gli sportivi che ci seguono con tanta passione. Intanto la regia ci sta proponendo i vari risultati con le relative classifiche e andiamo a salutare i nostri ospiti con le ultime battute. Possiamo sfumare con la grafica e andare su Alessandro Del Gallo. Domenica prossima impegnativo turno casalingo con l'Aquila, saluti finali da parte tua. Noi cercheremo di vendere cara la pelle a una squadra che punterà sicuramente alla vittoria finale del campionato. Il San Salvo di Gino Guerra domenica impegnato a Silvi contro l'ultima della classe, non sarà una passeggiata considerando il valore di questi avversari. Saluti finali anche da parte tua. Assolutamente sì, è una gara difficilissima come le altre e un saluto carissimo e affettuoso a tutti gli sportivi di San Salvo. Pier Francesco Visciti, manager della Val di Sangro, domenica incontro casalingo con la neopromossa Noi Cattaro. Sarà una partita difficile come lo sono tutte, per cui dovremmo cercare anche noi di fare la nostra partita. Recupereremo Lieti che torna dal turno di squalifica. Speriamo di riuscire a riavere anche uno tra Cresta e Epifani, che purtroppo per vari motivi fisici hanno dovuto saltare la trasferta di Andria. Dovremmo cercare di mettere altri punti, altro fieno in cascina per proseguire il campionato. Se mi permetti, volevo intanto salutare tutti i tifosi della Val di Sangro che veramente ci fanno sentire il loro calore in ogni momento. Ieri erano presenti anche ad Andria, quindi li vorrei ringraziare anche per questo. Visto che c'è questo derby di eccellenza tra Chieti e Casoli, un bocca al lupo grandissimo agli amici di Casoli, nella speranza, insomma, di vedere tutte e due le squadre andare più in alto possibile. Bene, Tiziano. Io saluto un carissimo amico, tra l'altro anche un tifosissimo del Pescara, di questi tempi sta soffrendo come un cano, Ruscitti Roberto e il suo figlio Davide. Ciao. Bene, appuntamenti prossimi con la nostra emittente, venerdì a Muso Duro, Gianfranco Semproni e Sergio Mancini, domenica ufficiale, Enrico Giancristofaro dalle 20:30, un'oretta e mezza di trasmissione, Passione Calcio, C1 e C2, sicuramente ci sarà la gara della Val di Sangro che non, così i tifosi non dovranno aspettare il giorno dopo per rivederle, ma la potranno vedere già la sera stessa. Noi ci saremo come sempre lunedì prossimo alle 20:30. Grazie e buonanotte.